Oggi è l'Epifania, i Re Magi erano questi astronomi che avevano visto nel cielo un fenomeno particolarmente bello, però dove stavano loro? In Oriente non si vedeva bene. Allora si mettono in viaggio per cercare la zona di migliore visibilità e scoprono che il punto da dove si vede meglio è Betlemme, sopra una capanna. Ma chi c'è lì? Un bambino? Ma in mezzo ai bestie, tutto zozzo, guarda quanto è caruccio, ma chi è? Perché sta qui? Chi è? Che vuol dire? Cosa vuol dire questa cosa? Perché questi non erano ebrei, non conoscevano le sacre scritture, non sapevano niente. Allora cominciano a farsi mille domande. Perché io credo che esistano due grandi generi di umanità. C'è chi, osservando la realtà, vede solo una conferma di ciò in cui già crede, e questo è il tifoso ideologico, cioè chi vede una stella e Le dice: scie chimiche, i poteri forti, i vaccini. Il Vaticano mica lo pagano lì, La neolingua capitalistica. alla fine gli animali sono migliori di noi. Lo Stato Ma negro. perché chi l'ha ammazzata? Dai, Se dai, no, predichi bene il che i ben pensanti. Ognuno deve essere libero di scegliere la Non propria. pago una lira! No, ONG ci fanno i miliardi con questi migranti. Aveva già detto Pasolini. Ancora con queste stelle, dai, giù. No, non sai mai quello che te mangi. E poi c'è il re magio, cioè chi vede una stella e dice: che bella! E vuole andare dove si vede meglio. E va, parte il re magio all'inseguimento della bellezza. Spende tutto quello che ha. Usa tutti i mezzi necessari. Segua quella stella! Non ha capito esattamente cosa sia questa bellezza, ma la insegue. E questo fa di lui un sapiente. Perché per sapere non hai bisogno di capire, ma solo di lasciarti stupire. Sono arrivati i Re Magi! Hanno messo i dolcetti nelle calze! No!